Attualità e prospettive in oncologia. Barletta 1 a 2 giorni di congresso medico-scientifico chiama raccolta esperti di patologia per analizzare e discutere delle ultime novità e probabili trattamenti del prossimo futuro in oncologia. Negli ultimi anni, infatti, l'introduzione numerosa delle terapie a bersaglio molecolare, dell'immunoterapia e recentemente anche dei farmaci anticorpo coniugati ha reso sempre più complessi gli algoritmi di trattamento delle neoplasie, soprattutto nella malattia metastatica. Oltre alle terapie a bersaglio molecolare oppure all'immunoterapia, oggi abbiamo anche i farmaci anticorpo coniugati che sono la vera novità, diciamo, in oncologia che ci consentirà nel prossimo futuro di ottenere sempre più, diciamo, risposte ai trattamenti. Sono dei farmaci che sono legati ad anticorpi e quindi noi attraverso questo sistema riusciamo a veicolare il farmaco all'interno della cellula. Quindi abbiamo un trattamento più selettivo rispetto alla tradizionale chemioterapia che non distingueva il tipo di cellule. Invece con questo tipo di soluzione noi abbiamo un trattamento più selettivo, quindi siamo in grado di far veicolare il farmaco all'interno della cellula. Innanzitutto dobbiamo puntare agli screening che sono attivi nella nostra ASL. Gli screening ovviamente sono solo tre, sono mammella, colon e cervice uterina, ma poi dobbiamo anche puntare a una certa attenzione alla sintomatologia da parte dei pazienti, quindi anche attraverso la sensibilizzazione della medicina generale, e quindi poi effettuare una diagnostica che possa consentire una diagnosi più precoce possibile. L'importanza del convegno è fare il punto su un settore fondamentale come quello dedicato a trattamenti sempre più efficaci dell'oncologia e sull'innovazione tecnologica che interessa proprio questo settore. L'oncologia, fortunatamente, è interessata da grandissimi sviluppi sia sul fronte medico sia sul fronte chirurgico, perché andiamo verso una chirurgia sempre più tecnologica, sempre più supportata. Portata da una robotica che rende gli interventi e le procedure sempre più precise e sempre meno invasive. L'innovazione tecnologica è un settore sul quale continuare a investire grazie anche ai finanziamenti del PNRR. L'ASL BAT è capofila del progetto regionale sui tempi chirurgici, cioè sulla rilevazione e il monitoraggio dei tempi e del percorso del paziente a partire dal reparto e poi a finire poi nel passaggio nella sala operatoria, e quindi con tutta la rilevazione dei tempi che ci può essere utile per ottimizzare tutto il processo chirurgico e infine per lo scarico, cioè la rilevazione dei presidi medico-chirurgici che vengono utilizzati. E questo ci permette di ottimizzare sia i tempi chirurgici sia di ottimizzare quelli che sono i materiali utilizzati in sala operatoria, questo a beneficio di tutto il processo e quindi dell'assistenza del paziente.